mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria. Sul versante ionico reggino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. In Sila, dove l'aria è la più pulita d'Europa e dove scorre acqua purissima, Madre Terra regala la patata della Sila IGP. Patata della Sila IGP. Buona, protetta, unica. Bentrovati cari buongustai a casa tua identità, gusto benessere, oggi a identità siamo a San Floro in provincia di Catanzaro per respirare l'identità pura di questo luogo attraverso cosa? La Gelso Bachicoltura, venite con noi per riscoprirla insieme. Siamo finalmente, che paradiso ragazzi, San Floro, siamo appunto ancora, ripetiamolo, in provincia di Catanzaro, cooperativa Nido di Seta ed eccolo qua Domenico Vivino, ben trovato. Ben trovata a te Anna. Oh madonna che meraviglia. Ecco ragazzi, le nostre more di gelso. Loro sono le protagoniste, lo avranno capito, si parla di gelso bachicoltura e allora queste beniamine ci condurranno in un viaggio che ci vede immersi nella natura, ma non solo, in una economia ecosostenibile, in un percorso che è virtuosissimo, grazie a te e a chi più. Vediamo, dai, Miriam. Miriam e Giovanna. E Giovanna. Loro mi aspettano da qualche parte. Sì, sì, stanno per arrivare. E dove andiamo adesso? Adesso andiamo al Museo della Seta, così ti illustreranno quella che è stata la storia passata della nostra regione, ma anche quello che stiamo facendo oggi. Benissimo, allora il cestino l'abbiamo, fammi strada e facciamolo, percorriamolo con calma questo tratto perché merita, è un paradiso. Il paradiso all'improvviso è anche un noto film, ma potete venire a riscoprirlo. Oggi lo riscoprirete con noi nella puntata dell'identità IGB a casa tua. Andiamo Domenico. Grazie Gioia, grazie, che spettacolo. Andiamo. Tieni. Sì. Miriam, allora con questo cestino di more, more di gelso che sarà il protagonista assoluto di queste tre puntate IGB, ci troviamo in un palazzo storico nel cuore di San Floro, nel centro esatto. storico. Esatto, benvenuta nel nostro Museo della Seta. Grazie, che meraviglia. Ci troviamo all'interno di Castello Caracciolo, questa è una parte del castello che è stata appunto completamente restaurata e adibita a museo. E qua ti facciamo scoprire un po' dei nostri tesori.
All'interno del museo possiamo trovare diverse sessioni, una dedicata all'allevamento del baco, dove da delle piccolissime uova di neanche 2 mm nasce proprio tutto quello che è il ciclo della seta. Il baco da seta nei suoi 28 giorni finisce il suo ciclo fino ad arrivare a tessere i bozzoli di seta. Dal bozzolo di seta si ricava la seta, che è il tessuto più prezioso del mondo, ma è anche il più prezioso dei prodotti agricoli. Dal bozzolo di seta riusciamo a ricavare diversi tipi di filato, quella grezza, quella sgommata che è quella più morbida e poi anche la seta non violenta. Quindi nel modulo la vediamo proprio qui ben rappresentata. Ad esempio queste colorazioni, che sono sicura i nostri telespettatori avranno già subito captato, i bozzoli sono diversi, di diverso colore. Questo cosa vuole indicare? Noi abbiamo 5 razze diverse di baco da seta che danno 5 colorazioni diverse, quindi è proprio il colore della varietà probabilmente. Non influiamo in nessun motivo, diamo la stessa cosa da mangiare, perché molti dicono magari date qualcosa di colorato, in realtà no, è proprio il colore del baco da seta. Assolutamente no. E allora questa è un'arte che è, tra l'altro, l'arte serica, ti è stata trasferita da un personaggio femminile. Le sue mani generose di donna di grande passione per questa arte sono le mani di Angeluzza. Angeluzza è una figura molto rappresentativa, importante nella tua vita. Non è più tra noi, naturalmente. Ha raggiunto i cieli di seta, si potrebbe dire. Sì. Angeluzza, che figura è stata per te? Angeluzza è stata veramente importante per noi per il processo serico, specialmente nella tessitura, perché è stata la nostra maestra d'arte tessile. Ci ha insegnato molte cose, dall'ordito alla trama, ma ce la ricordiamo molto affettuosamente perché ai suoi insegnamenti fatti di fili abbinava insegnamenti legati a quelli della vita. Quindi specialmente con Giovanna ci facevamo delle gran risate, ma anche delle gran riflessioni ruotate intorno a è una vita la sua, tessere tela è alternata da vicende naturalmente sue personali che hanno arricchito probabilmente il vostro bagaglio di naturalmente donne. Naturalmente sì. E lei era in particolare maestra d'ordito. Sì, l'ordito esatto. È una fase molto difficile e complicata di questa lavorazione. L'orditura, esatto. Scusami. Sì, l'orditura nella fase tessile è la parte più ostica, infatti ci vogliono per ordire un telaio tradizionale ci vogliono dai 2 ai 3 giorni per chi è dell'arte, quindi. Mamma mia. Infatti quando si ordisce un telaio si mette una grande quantità di filo in modo tale che non si debba cambiare ogni... Interrompere in continuazione. Esattamente. E invece il passaggio successivo è un passaggio un po' più facile, tant'è che c'è un detto che nella puntata dell'identità ci sta, dimmelo tu, lei che tra l'altro è nata a San Floro ma ha vissuto nel nord Italia, sei varesotta? D'adozione? Dalla provincia di, okay. di Varese, sì. Infatti sono un po' strano detto da me, però... Ci sta, perché ci piacciono queste belle contaminazioni. Contaminazioni di seta sono una meraviglia. E dicevamo, quindi, qual è questo proverbio, questo detto, anzi? A tilaro inviato pur una crapa sapautessa. Quindi, okay. Speranza per tutti. E poi è davvero una grande passione anche per l'anima. Devo dire che potrebbe anche trasferire sentimento alla seta, no? E potrebbe anche aiutare ad elaborare un po' i conflitti di questa contemporaneità, è vero? Sì, siamo assolutamente d'accordo. Andando avanti, l'altro modulo che ci presenta la visione di questo museo è tutta la parte legata alle tinture naturali. Sì, esatto, ci siamo specializzati molto nelle tinture naturali perché è un primo passo verso un cambio epocale. Purtroppo l'industria tessile è una delle industrie più inquinanti al mondo e purtroppo la tintura chimica e sintetica è un grande problema per il nostro pianeta. Quindi abbiamo pensato, perché non utilizzare le risorse che la natura ci offre per fare questo? Andiamo a vedere di preciso quali sono le tinte naturali che utilizzate per la vostra seta. Ecco, dai, fammi strada, fammi vedere queste tinte naturali. Eccoci qua. Qui abbiamo le tinture naturali più famose nel nostro territorio. In realtà in Calabria siamo veramente fortunati perché siamo circondati di pigmento. Diciamolo, IGB, identità, gusto, benessere 100% Calabria. E dimmi un po', per esempio, con la zona del Cirò. Con le nostre uve Gaglioppo, quindi della zona del Cirotano, riusciamo ad ottenere diverse sfumature di colore, tra cui i grigi e i blu. Sì. E gli azzurri. Poi abbiamo anche con la cipolla tropeana, riusciamo ad avere tante sfumature di colore come i viola ma anche i verdi.
Abbiamo la mora di gelso, in cui riusciamo a ottenere dei viola e dei blu, il melograno, in cui riusciamo a ottenere dal gialli a dei marroni, ma anche dei verdi, e anche il nero, a dire il vero. E poi abbiamo la margherita del tintore, in cui siamo veramente pieni, da aprile a maggio nasce spontanea. E allora, a racchiudere tutta questa tintura naturale, questo processo 100% biologico, abbiamo la rappresentazione massima, che è il costume dedicato. Esatto, il nostro costume da sposa sarebbe di San Floro. La cooperativa Nido di Seta è ricca di donne, le donne sono parte preponderante, e allora, che nel frattempo Miriam ha raggiunto il suo piccolino da poco nato, ne abbiamo un'altra che è Giovanna. Vieni Giovanna, vieni qui, ben trovata a casa tua. Identità, come va? Bene. Bene. Buongiorno. Giovanna Bagnato, tra l'altro aspetta una bimba, diciamolo, sì. Ecco, una piccola matassina sta per venire fuori, che spettacolo. Un fiorellino. E allora il tuo fiorellino però finora lo hai curato a furia di realizzare oggetti artigianali con degli elementi semplicissimi che però parlano tanto di identità del nostro territorio. Quali sono gli elementi di base con i quali poi realizzi tutto quello che vedrete? Nido di Seta, possiamo dire, ha realizzato una collezione di gioielli unica nel suo genere, perché abbiamo unito due eccellenze della Calabria, quali la seta di San Floro, la seta grezza di San Floro, con la ceramica di Squillace. E quindi sono proprio due elementi distintivi, peculiari di questo luogo. Lode a voi. E tanti sono ovviamente gli oggetti che si possono realizzare, non solo anche i complementi se vogliamo d'arredo, non solo tutta la parte magari che serve ad abbellire, no, il volto delle donne, ma la tua arte è un'arte che incontra anche un altro elemento naturale che ci teniamo tanto a valorizzare, che sì, è una parte legnosa. Sì, come per dire, si utilizza un po' tutto, il legno di gelso. Il legno di gelso, quindi ecosostenibilità. Allo stato puro. 100% naturale. Vediamo il punto vendita, naturalmente, in questo caso con te però io voglio ritrarre una piccola parte di un oggetto che oggi riscuote l'attenzione un po' di tutti quanti i vostri visitatori, che è praticamente questo lavorato grezzo. Per realizzare questi medaglioni realizzati completamente in seta grezza utilizziamo un attrezzo molto antico, che è il fuso, che veniva utilizzato per ritorcere la lana. Invece noi in questo caso lo utilizziamo per ritorcere appunto la seta e creare dei riccioli che poi verranno uniti per creare questi medaglioni uniti. Con ago e filo verranno uniti semplicemente. Allora loro vi invitano, raggiungete San Floro in provincia di Catanzaro, cooperativa Nido di Seta, a casa tua identità, gusto, benessere in questa puntata dell'identità. Si ferma giusto un attimo, percorriamo insieme a te e a Miriam altri tratti di questo straordinario museo, e vi aspettano qui tutti i giorni dell'anno, soprattutto nel periodo che va dalla primavera fino all'inizio dell'inverno, vero?
te, i supermercati della Calabria. Se cerchi l'identità, scopri la nostra pasta. Se cerchi il gusto, provala nelle tue ricette, con pesce, carne, ortaggi o semplicemente ammullicata. Se cerchi il benessere, scegli la struncatura. La nostra pasta, nei formati tradizionali, speciali e aromatizzati, la puoi trovare nei migliori supermercati e gastronomie e online su pastificiogioia.it. Tutti noi rincorriamo la felicità quando basterebbe solo un po' di gioia. Pastificio Gioia. Identità, gusto, benessere. A casa tua. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Eccoci. Andiamo ad arricchire lo spirito. Don Oraldo è lì. Grazie, Domi. Ciao. Ciao, ciao Anna. Benvenuta. Salve, Don Oraldo. Come va? Bene, grazie. Bene. Benvenuta nella nostra chiesa. Grazie. San Floro ci attende? Sì, sì, ci attende. Ti ho portato un po' di more per bellissime, buon augurio. Andiamo? Sì. Andiamo, fammi Faccio strada. Strada, sì. Sì. Prego, Anna. Eccola qui, la nostra chiesa. Che bello. Bellissima. E eccolo. Ecco San Floro. San Floro, il nostro patrono. Sembra che ti aspettasse. Beh, effettivamente. Un sorriso. Anche io aspettavo di vederlo, effettivamente. Andiamo, andiamo. Come puoi notare, questa statua del patrono di San Floro è stata restaurata l'anno scorso dai colori molto belli ed è stata riportata allo stato originario, ossia da come è uscita dalle mani dell'artista. Beh, perché negli anni aveva... Ma dimmi che origine ha San Floro. San Floro, secondo tradizione, proviene da Costantinopoli, da Bisanzio, mm-hmm. Oggi Istanbul, per motivi di lavoro, come i nostri emigrati sanfloresi, è partito, è andato nella regione della Dalmazia, nell'ex Jugoslavia diremmo, e faceva il lavoro di scultore. Quindi immagino che sia il santo patrono? Degli scultori e degli scalpellini, di coloro che lavorano la pietra. Quindi questa è l'occasione per ribadire che a San Floro, così come in tutta la Calabria, non vogliamo solo nutrire il nostro corpo, ma anche il nostro spirito. Certo. Però. E la nostra chiesa è un luogo ideale per il nostro spirito, per chi si vuole rinfrancare, riposare, ritrovare se stesso. Questa è una chiesa... Vocata particolarmente. Vocata, sì. Ci sono tante statue, devo dire. Che significato hanno queste statue? Statue molto belle, alcune anche storiche, artistiche. Alcune famiglie le hanno adottate e le curano, per cui in prossimità della celebrazione pensano a Sant'Antonio, a Santa Rita, all'Immacolata.
Anche questo è un ottimo suggerimento, padre. Sì. Alle nostre spalle c'è una storia particolare che vede San Floro in versione, devo dire, un po' più giovane. La vogliamo rivelare ai nostri telespettatori? Sì, è una statua per intero, mentre il patrono è a metà. Su questa statua è fiorita una leggenda un pochino negativa, come statua portatrice di male, di peste, perché sembra che San Floro si sia offeso in quanto da metà l'hanno fatto per intero. Ma questa è una diceria. E noi per vincere, è vero, il bene? Sì. Far vincere il bene sul male l'abbiamo qui. Sì, l'abbiamo riportata in chiesa, perché è stupenda e risale al 1870. Siamo stati veloci, veloci come un pugno di more da mangiare in un batter d'occhio. Don Oraldo, un invito veloce a venirti a trovare, magari anche per una tua celebrazione. Venite nella nostra chiesa, vi ritroverete con la serenità dell'anima e del cuore. Venite. Vivino, ben trovata. Stellina, fatto un po' di spesa nei supermercati con te, punto E della Calabria, sempre come ogni edizione di A Casa Tua Vuole. Cestino di more. Questo, che dici? Vabbè, le trasformiamo in confettura? Meglio. Mi dai la tua ricetta dopo allora? Al momento sì. le poggio qui. C'è anche qualche residuo di seta, lo sai? Quella non manca mai qui. Sì. E allora, bella chérie. Ricetta dell'identità, questa è una ricetta che viene spesso utilizzata o comunque consumata e preparata nel periodo pasquale. Pasquale, perché di cosa si tratta? Dai, dimmelo subito, che io ho qui il profumo che arriva direttamente alle narici. Le famose nepitelle. Nepitelle le chiamano loro. In altre parti della Calabria si chiamano anche chinulille, nepitelli, insomma, quello è un po' il filo conduttore che comunque vede protagonisti questi dolci straordinari, direi più che tradizionali, è questa, cosa c'è dentro, questa farcia? Confettura di more. Confettura di more. La confettura di more che si può realizzare naturalmente in casa partendo dalle more fresche. Sì. Oppure potreste utilizzare niente poco di meno che, guardate, una confettura extra di more biologica 100% realizzata dalla cooperativa Nido di Seta, o addirittura pensate anche nella variante aromatizzata al bergamotto, e qui sarebbe contenta l'azienda agricola Patea. A proposito, oggi trattandosi di un dolce abbineremo le nostre nepitelle, dimmi un po' se ti piace l'idea, con il latte di mandorla rigorosamente artigianale realizzato dall'azienda agricola Patea a Brancaleone. Per cui, come possiamo partire per realizzare le nostre nepitelle, per rifarle a casa tua naturalmente, Lucia? Ok, partiamo mettendo le uova. Sì. Uniamo lo zucchero. Poi, oggi cambiamo, mettiamo il latte di mandorla. Latte di mandorla al posto del latte. Ok, quindi 100% vegetale, ok? Sì. Poi uniamo l'olio. Olio extravergine, sì. Il lievito. E la farina. E la farina. Benissimo, allora poi si crea comunque questa palla. Come deve essere? Che consistenza deve avere? Non troppo morbida, non troppo dura. Le quantità, per esempio, su un chilo di farina? Su un chilo di farina mettiamo 4 uova. 4 uova. 250 grammi di zucchero. 250 ml di latte. Quindi un bel bicchiere generoso, effettivamente. Sì, un bicchiere di olio. Sì. Un pizzico di sale e lievito. Benissimo. E la farina si aggiunge man mano per rendere il composto non troppo morbido, non troppo dolce. Quindi per quanto se ne assorbe. Quindi sì. Questa è una ricetta, vedete, realizzata proprio come si faceva nella tradizione. Sì. Te l'ha tramandata qualcuno, Lucia, questa ricetta? Mia zia. Tua zia che si chiama? Rosa.
Zia Rosa, Zia Rosa, More di Gelso, insomma qui il rosa, il rosso, sono i colori femminili, i colori del benessere tra l'altro. Vedrete poi nella puntata dedicata al gusto e soprattutto in quella del benessere anche le proprietà nutrizionali che contengono le More di Gelso. Ma andiamo alla farcia. La farcia, qui abbiamo delle noci naturalmente già sgusciate, rigorosamente noi e voi, questo marchio privato straordinario che potete trovare in tutti i supermercati Conte.e della Calabria. E poi andiamo alla nostra straordinaria confettura di more, in questo caso semplice more extra oppure more di gelso 100% con dello zucchero. Ma se volessimo realizzarla in casa, per esempio, sì. Come si può fare su un chilo di more fresche? Su un chilo di more fresche si mette in genere 300 grammi di zucchero. Ci piace, non molto dolce. Sì, apprezziamo anche la dolcezza. Perché le more già sono dolci di suo. Quindi poi un succo di un limone e facciamo bollire. E poi se ci piacciono i pezzetti la lasciamo così oppure la facciamo col frullatore. A noi piacciono i pezzetti, è vero? Perché poi nella nostra nevitella, guardate che spettacolo, eh? Guardate qui che spettacolo, ne apriamo uno e vi facciamo subito vedere. Che meraviglia! A un certo punto però vediamo anche che insieme alla croccantezza della noce, in questo caso, c'è anche qualche pezzetto di mora che ci richiama un po' il frutto fresco. Un consiglio naturalmente che vi diamo è anche quello di surgelare le more fresche e realizzare una confettura così in estemporanea, quando vi pare. Si conserva in frigo, è vero? 4-5 giorni, sì. Giusto? Sì. Benissimo, e allora in forno invece per quanto tempo vanno? 10 minuti a 180 gradi. Bene, e allora insieme a te ricapitoliamo un attimo come realizzare, quindi una volta che abbiamo composto il nostro impasto, dimmi un po' quali sono i passaggi. Una volta fatto l'impasto, facciamo riposare un pochino, poi lo stendiamo col mattarello, ricaviamo le forme usando questo. Sì. E mettiamo il nostro ripieno. Il ripieno, dimmi un po', Lucia, l'hai realizzato soltanto con noci? Noci e la confettura di more. Quindi senza zucchero, senza aggiungere nient'altro. Potreste aggiungere, vi diamo una bella variante, uno dei distillati di caffo. In questo caso, anche perché no, ci starebbe molto bene un goccio di liquirizia di Calabria, quindi Liquor Ice famosissimo, oppure una delle diverse, il Borsci San Marzano. Il Borsci San Marzano, devo dire, anche nell'impasto ci starebbe molto molto bene. Per cui andiamo a stendere la nostra sfoglia, lo mettiamo nella mezzaluna, mettiamo il ripieno. Spennelliamo con l'uovo e poi inforniamo a 180 gradi per 10 minuti. Ed eccoci qua, quindi abbiamo detto abbinamento di nepitelle con il nostro latte di mandorla dell'azienda agricola Patea. Un abbinamento per colazione, merenda o perché no, per un fine pasto, però se vi siete mantenuti leggeri naturalmente con tutto il resto. Dalla città della carne, Mileto, più di mezzo secolo fa, nasceva la prima macelleria Callà. La costante passione e la maestria di nonno Vittorio Prima. La realizzazione del mattatoio ad opera dei figli negli anni 90. L'ideazione di prodotti speciali a cura dei nipoti, frutto di ricerche e di materie prime eccellenti. Fine la lavorazione, accurata, la salatura e la stagionatura. Assapora i tradizionali e autentici salumi calabresi. Conciditi l'esclusiva noce aromatica, il succulento prosciutto legato a mano e cotto alla brace. Non desiderare di più, solo Callà, carne e salumi di qualità. Visita il sito internet carnicalla.com. Io ti do il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo.
con te, i supermercati della Calabria. Al forno, fritte, gnocchi o crocchè, patata della Sila IGP, in cucina accanto a te. Patata della Sila IGP, buona, protetta, unica.